All Blacks, un pari 4-4, una bellissima partita contro il Real Palermo, una bella squadra. Che dici, Darka? Capitan Darka. Loro erano buoni, per la, diciamo, promozione, cioè per la fase, quella, per la parte della classifica alta, lottavamo in maniera diretta, loro erano gli avversari diretti, quindi era uno scontro molto uno scontro diretto. Poi peccato, perché alla fine il loro portiere si è fatto valere con delle belle parate. Sì, diciamo che ha fatto la differenza in molti, in larghi margini, anche se noi possiamo recriminare vari errori dietro che ci hanno portato comunque a subire gol. Quindi peccato, però un 4-4 è un 4-4 è il risultato più giusto, dai. Vabbè, dai. Loro, per noi. In bocca al lupo allora per la stagione, ciao. Real Palermo, un pari molto sofferto, una bellissima partita contro degli avversari di prim'ordine, All Blacks. Che ne pensate di questa partita, ragazzi? Innanzitutto complimenti agli avversari, che è stata una partita veramente molto impegnativa. Nonostante... Peccato che noi eravamo 5 vantati, perché poteva esserci più spettacolo. Eravamo ridotti ai minimi termini, però non ho sentito, ci siamo giocati come sempre. Assenze importanti, ma soprattutto che pesano, soprattutto per il fiato, per riprendere fiato. In 5 è difficile, raga. Tutto questo è che è stata una bella partita, dove noi correvamo e loro correvano, e ci è mancato questo, che avere un cambio. Rifiatare quei limiti, però... Però alla fine ce la siamo giocati come meglio potevamo. No, avete fatto una bella partita entrambe le squadre, spettacolo. Essere usciti... Vabbè, siete sempre lì sopra, siete a qualche 10-11 punti, quindi sì, andiamo sempre avanti. Andate avanti, in bocca al lupo allora, ragazzi, ciao. Leonardi, questi di impulata oggi assolutamente non erano in partita, forse la partita più brutta dall'inizio del campionato. Dimmi tu come hai visto questa situazione. Sì, abbiamo fatto la partita più brutta di quest'anno. Peccato, perché comunque veniamo da una buona prestazione l'altra volta in cui meritavamo la vittoria, quest'oggi non ci siamo espressi al meglio, non siamo usciti in campo convinti e determinati come le scorse partite, abbiamo perso. Diciamo che non, sia in difesa che in attacco io vi ho visto assolutamente assenti, pochi fraseggi, anche poca comprensione tra di voi, molto atteggiamento, diciamo, nervoso. Un po' di nervosismo, sì, non ci siamo... appunto così come altre volte, abbiamo perso quella lucidità che ci aveva contraddistinto fino a questo momento e adesso dobbiamo rimboccarci le maniche e ripartire dalla prova dell'altra volta. Dimenticando questa partita, guardando la settimana prossima ci sono i Titans, partita abbastanza impegnativa. Come tutte, quindi dobbiamo pensare a cercare fare bene, di non sarà facile, loro sono in forma, stanno vincendo tutto, sono secondi e noi... dobbiamo esattare la sfida di oggi. Va bene, Davide, grazie mille, alla prossima. Dominio assoluto di questi Atomic, che hanno assolutamente portato avanti tutta la partita da soli, praticamente, perché avete fatto benissimo in difesa, chiusissimi, e anche in attacco. Devo dire, tutti gli spazi coperti bene, anche in attacco. Siamo stati bravi, siamo stati sia in difesa, in avanti pure concreti, le nostre punte hanno fatto finalmente tripletta 1. Simone, chi è il capitano? E finalmente abbiamo fatto questi 3 punti dopo che avevamo vinto solo una seconda. L'abbiamo fatto quanto? 3? Più di 3 punti, perché c'erano due triplette e uno scarto, quindi... Vabbè, siamo stati bravi, perché loro erano davanti, hanno fatto più punti di noi, quindi è una buona vittoria. Non vincere più una partita, però abbiamo sbattuto questo top. Esatto, era tutto in discesa. Se dovessimo dire chi è stato il migliore della partita... Vabbè, c'è Duca, un'altra domanda. No, ma è io, poi... No, ma ecco... No, secondo me... dillo tu, no? E Paolo, lo dici tu che ci commenterai. Comunque, secondo me, tutti bravi sono stati, ognuno ha fatto il suo. Dico, sarebbe scontato salvare gli attaccanti, ma secondo me è stato il lavoro più grande, è stato fatto dietro. Infatti, io la mia idea ce l'ho, ed è il numero 10 qua, assoluto. Tiki me l'ha scoperto come si marca un attaccante mancino. Ringraziare anche il nostro portiere, che è appunto bravissimo. Ognuno ha fatto il suo tagliato. È vero, grandi parate di Paracino. Paracino pure bene, no? Abbiamo spattato anche il tabù Caponetti Paracino, che quando giocava la si vince. Le stime non si sono aperte. Di nuovo! C'è qualcosa che non va. Ci sono i pianeti che non sono allineati. Però si è abbassato. Comunque faremo controllo antidoping a Caponetti poi a fine partita. Paradossalmente bene pure Namek, dico.
Non glielo diciamo mai, però. Dovrebbe ancora imparare a stoppare la palla, però. Settimana prossima siete contro i The Walker, sarà una partita abbastanza impegnativa. Anche se la scorsa campione abbiamo vinto contro i The Walker. E ho segnato io. È un incredibile! Va bene. Saranno incazzati che l'anno scorso hanno andato in Cile, abbiamo rubato la partita, hanno giocato in quattro, gli abbiamo rubato la partita. Va bene ragazzi, complimenti ancora, ci vediamo settimana prossima. Tornano a vincere i Fix dopo la sconfitta della scorsa volta. Diciamo che al primo tempo avete vissuto l'incubo di quella partita. Sì, non riusciamo a ingranare bene, onestamente giochiamo male e soprattutto la cosa che manca di più è non c'è la voglia, la cattiveria di giocare. Diciamo che perdiamo troppo tempo prima di entrare in partita. Sì, entriamo troppo rilassati. Si parla poco in campo. Poi però tecnicamente ci siamo. Secondo me non siamo meno forti di nessuna squadra. Poi è l'organico, è un gioco di squadra, quindi dobbiamo saper giocare di squadra. Primo tempo infatti chiuso sotto, nella ripresa che è successo? La ripresa c'è stata forse un pizzichino di voglia in più di vincere. È entrato un po' in cattiveria, l'orgoglio, esatto. Perché subire gol così dopo aver dominato comunque come possesso palla, maggiormente non l'abbiamo tenuto tutto il primo tempo. Magari sotto porta concretezza è mancata. Sotto porta, vabbè, quella da due anni, da quando giochiamo nel torneo che non riusciamo mai a segnare. Questo punto obiettivo playoff sempre? Sì, quello sì. L'obiettivo è quello. Continuiamo a segnare. Speriamo, dai, almeno quello. E prossimo turno avete i Warriors. Sono bravi? Andiamo abbastanza. Diciamo, sì. Dai, è buono. Non è meglio, anzi dovrebbe invogliarci maggiormente affrontare un avversario dal primo minuto comunque. Diciamo che così siamo messi in discussione in queste partite, non con tutto che sono bravino per l'amor del cielo, però. Migliore in campo secondo il portiere, ma anche secondo te chi è stato? È difficile. È Alessandro. Scolara, ne prova. Senza di lui perdevamo oggi. Sì, ma lo stesso Riggio, insomma, ha fatto interventi importanti. Ma lui Alessandro è il migliore. Però Alessandro. Sì, oggi quando gioca Nino centrale Punzi può dire, va? È capitano, poi giustamente l'attaccante loro era quattro volte Nino, quindi però che ci voglia tanto essere quattro volte Nino, comunque. Va bene ragazzi, allora complimenti, ci vediamo alla prossima, ciao. Ciao. Zimbabwe! Con Gaio che oggi è saltato dai due gol fatti. Non esageriamo. Se mangiava quel gol lo uccidevamo. Cioè, io la pasta, si smarca. Oh. Dai, terza vittoria consecutiva, ci siamo, dai. Sembrava Malele, quindi quando va in progressione ancora, campione. Non sapete quanto me ne ha dette di Franco, è stato oggi uno show, ragazzi. Fino a quando non c'era lui c'era silenzio, è venuto. Cosa ha detto il coglione? No, niente. No, coglione, capito, io. Ragazzi, ho giocato bene. Cioè, non me l'aspettavo. Peccato che loro erano un po' defezionati dall'essenza. Però ti posso dire anche una cosa. Nel senso, io con Ludovico fuori, Ludovico mi ha detto, dice, no, sai, il primo tempo abbiamo giocato male. Quindi poi si è visto l'innesto dei campioni. Quindi, e qua, dico, 10 minuti di partita abbiamo stravinto. Dico, lasciamo stare. Come fanno a parlare dopo mezzo primo tempo. Poi siete arrivati a partita vista. Ah, questo è vero, già stavano 2-1. Anzi, 3-1. No, comunque vero, loro comunque diciamo mancava Leone che secondo me il 8-1 comunque, se non mi sbaglio. 8-1. Vabbè dai, ragazzi. Mancava Leone, quindi stavo dicendo che se non ci sono gli affari gli assist a perdere gol. Che è questo ridicolo? Ha fatto 4 gol su assist. Vabbè dai ragazzi, contro chi? Jacopo. Bellissimo raga, allora in bocca al lupo per la prossima partita, per il campionato, tre vittorie consecutive. Ci vediamo settimana prossima, la prossima intervista che segue la prossima vittoria. Vabbè, ciao raga. Aspetta, non ho chiuso. Appello a Ivan D'Amico, tutto lo staff Interschool, voglio fare una telecronaca. Cioè, commento, commento tecnico accanto. Certo, compa, tipo Hernan Crespo con il Chelsea. Dico, vabbè, ci hanno spento pure luce. Ciao ragazzi. Allora, Pasbo, l'avete ripresa all'ultimo, dove sareste stati in vantaggio, però forse mancava qualcosa, cioè, vabbè che eravate 5.
po' di grinta ancora manca ancora la voglia di vincere, manca questo. Perché gli uomini sono quelli, dico, c'era solo questo Claudio in articolo 11, ma gli altri sono i titolari. Manca quindi la voglia di vincere. Poi comunque abbiamo preso questo corso punizione allucinante. Cioè la barriera proprio. Comunque dico niente, cerchiamo di riprenderci, sicuramente appena tornano Maringhini, magari lui, eccetera, magari con la squadra al completo possiamo fare bene come abbiamo fatto con i Warriors. Andiamoci al contrario, è un punto guadagnato o sono due punti persi? No, come si era messa la partita è un punto guadagnato. È giusto il pareggio, pure loro hanno giocato bene. E poi visto che siamo parati sempre in quattro, ci pigliamo con le E Firenze a Cilano quando torna? Speriamo presto. Non attendere per il boom finale. Ah, Cilano che ci si mette pure a dieta. No, ma... minchia, sta cosa vedi che è brutta, perché ora io mangio e ringrazio. Mangia al posto di tuo fratello pure. Vabbè, grazie, alla prossima. Ciao. Titans, quinta vittoria consecutiva, vetta momentanea in attesa dei PES, però contro i Warriors. Diciamo, non arrivano punti bonus. Due doppiette, mi sa. Neanche lo scart, neanche tripette. Tre punti netti. Peccato. Si aspettava qualcosina in più, forse. Sì, no, perché però dopo il livello ci ha tradito. Stavamo 5-0, purtroppo. Eh sì. È arrivato il gol. Nel secondo tempo siete calati molto. Sì, sì, perché c'è veramente tanto caldo. E onestamente è stato pesante la ripresa. Purtroppo. Ragazzi, non lo so, è come se abbiamo perso. Oh, abbiamo vinto, cazzo! Su, dai, no, forza! Eh sì, dall'intervista sembra che avete perso. Dai! Comunque vi prendete una rivincita dell'anno scorso. Sì, l'anno scorso purtroppo abbiamo perso lo scudetto. Avete perso lo scudetto per. Contro i loro, non c'era il signore. Non c'era neanche Crivello l'anno scorso. Io esatto. Posso stare sempre male io come l'anno scorso. Adesso vi benissimo l'anno scorso. No, mancava Costa, due gol di Costa. Mancavano i due gol di Costa. Anche Rumfla mancava la tua, oddio, e questo. Allora. Siete soddisfatti comunque? Sì, no, vabbè, abbiamo vinto. Mezzo pieno, mezzo pieno. Mezzo pieno. Esatto, fare di più, però. Mezzo pieno. Salve, adesso salve, entra, guarda come entra in campo. Dove sono le seppe ragazzi? Ho dimenticato. Una professionalità, uno si adesso forza Warriors. Vabbè, no, noi non il nostro backup. No, tifiamo per noi, non tifiamo per noi dobbiamo fare i pezzi sono avanti di 0-4 per ora. Vabbè, noi giochiamo per il nostro campionato, gli altri fanno quello che vogliono. Prossimo turno avete i team pulata. Gianbruno. Sono finalmente contento di rincontrare zio Gianbruno. Sì, vediamo avuto una storia se riesce a segnare questo. Donna se te lo vuole fare te lo fa. Lo so. È una cosa segnata. Se come lui vuole fare il gol, se io glielo posso negare. Se vuoi io. Attenta, sono parole pericolose queste. Comunque, perde l'imbattibilità Gioco Pai dopo tre partite, quattro con te. Quattro. Tre. Tre partite senza dubbio. Cinque partite, quattro gol. Vabbè, un gol è. Miglior difesa. Non per colpa mia, non per colpa mia. Anzi. Chi ha sbagliato nel gol subito? Nettamente. Ci può stare, ci può arrivando perché ci sto per la deviazione. Vabbè, bisogna però più di vabbè ragazzi, allora in bocca al lupo, ci vediamo alla prossima, ciao. Davide. Imbattibili questi PES, quinta vittoria consecutiva, eravate a più 0,4 sui Titans, adesso a quanto siete? 0,9. Più 9 tripetta e scart, tanti punti bonus. Siete la soda da battere. No, per ora i fatti dicono questi. I fatti dicono che manca Schillaci. Diciamo. Se c'era Schillaci, come finire? Non so più. Chiamano di ammoniti. Non so più. È calato. Beh, prendono più e meno gol senza di me. Tripetta di Campanella, grande gol di Ra. Dov'è? Bellissimo. Pampa Sosa. È deluso. Però Carramusa ha fatto grandi parate. Grandissimo. Grande Carramusa come sempre. Tutti positivi, devo dire. È vero. Abbiamo giocato meglio dell'altra volta in cui ci siamo ritrovati un po' in difficoltà e questa volta abbiamo dimostrato di aver giocato ai pari. Voleva l'ammonizione, però. Voleva l'ammonizione. Doppia ammonizione. No, meglio così. Qualcosa da dire sui Warriors? Come siamo sembrati? Un po' fallo. Vabbè. Sono molto Da quando sono molto buono.
esatto. È vero. Warriors, diciamo. Vabbè, raffo, dai. L'anno scorso com'è finita? Come? Con i Warriors com'è finita? No, 2-2 contro il 2-2, non c'è l'ultimo gol a lui. Bravo. Rimanete una rivincita allora. La preferita dei Warriors, Gianluca Arra. È vero, è vero. Prossimo turno avete i All Blacks. Che hanno perduto contro il Raffaele. Conti, vabbè, un po' appena lo scontro diretto, dai. Diciamo, una delle nostre rivali per il primato. Allora non dovete perdere, come sempre. Ovviamente. D'accordo. Anche dovete superare le 6 vittorie consecutive l'anno scorso. Esatto. Va bene ragazzi, complimenti, allora alla prossima.